L'opera prima di Giorgio Maria Cornelio, pubblicata da Anterem nel 2019, si intitola significativamente La promessa focaia, a segnalare sin dalle soglie del testo un orizzonte di dissolvimento e ricostituzione, di rinascita, che è ignifero e ardente a un tempo. Si iscrive nel fuoco, comunica fuoco a colui che è irretito dal fascio di luce sprigionato. E fuoco esso stesso, spinto sino alla soglia dell'autocombustione, dello scioglimento sull'orlo del baratro. Cornelio, autore giovanissimo ma già ben consapevole dei propri strumenti retorici e stilistici, trasporta chi legge in una fitta selva di simboli, citazioni, richiami, riscritture e urscritture, allestendo un sapiente pastiche linguistico e filosofico volto a ripercorrere alcune delle tappe fondanti di una certa tradizione mistica e sapienziale. Gertrude di Efta, il libro della Scala di Maometto, il Bom di Aurora, convivono con una altrettanto vasta schiera di corrispondenti poetici. Remo Pagnanelli, Corrado Costa, Dylan Thomas, Emilio Villa, colto quest'ultimo nello spasimo più intransigentemente rivoluzionario della propria abiura. Se dunque, scrive Cornelio, noi abbiamo abiurato in questo stalarsione l'acerbo dono soltanto dalla sovversione radicale e dal rovesciamento dell'ordine preesistente, potrà scaturire la scintilla albale cui fa riferimento Laura Caccia nella postfazione della raccolta. Il campo semantico della piega deulesiana, generata dalla tangenza fra un numero infinito di curve in infiniti punti e dal dischiudersi di universi cavernosi nell'infinita variabilità dell'oggettile, attraversa con un alto numero di occorrenze l'intero cursus e fluxus tracciato dalla sequenza di testi. Clausura o storia, l'andare di scosse, comporre il dissesto. Di questa sommossa farai torchio, abluzione o lavacro. I simboli sono fessure, nell'albore dello strappo, l'incrinatura e così via. Se la piega è anche strappo, ferita, screpolatura, la parola di Cornelio sembra assumere su di sé il dolore dell'esistenza individuata, riflesso del dolore dell'enigma che è la regola. Eppure qui l'esperienza estetica della scrittura, fattasi nomade, sinusoidale, bustrofedica, sembra muoversi in direzione di una sublimazione del tragico che nel contempo non ne cancelli le tensioni e le contraddizioni eterne. Alla voce che domanda se legittima è la radice dell'inchiostro, la poesia che leggiamo risponde con una parola incarnata, creaturale, una parola che penetrando l'involucro storicamente cristallizzatosi del simbolo, ne riabiliti l'energia poietica ritornando a farsi alfabeto, riscoprendo il proprio afflato epico e archetipico, nonché autenticamente rituale. Rituali saranno da considerarsi per l'appunto i numerosi inserti iconografici che costellano la raccolta, coniugando immagini sacre, fotografia contemporanea, disegni come tracce di un tempo perduto. Un contadino che raccoglie lettere dell'alfabeto in un dettaglio dal libro delle ore di Margherita d'Orléans. La risposta di Maria, capovolta, nell'annunciazione di Cortona del Beato Angelico. La mano della Pietà di Michelangelo fratturata da Laszlo Totti il 21 maggio del 1972, un dettaglio del trattato Liber de Laudibus Sancte Crucis dell'abate Rabano Mauro. Un'area dell'abbazia dei Cistercensi della stretta osservanza di Mount St. Joseph in Irlanda. La pietra del destino, o Lia Fáil, il megalite che si trova sulla collina di Tara, nel County Meath in Irlanda. Le isole britanniche consumate fino a disapparire dal mappamondo della biblioteca dell'abbazia di Mount St. Joseph, un ritratto della Wicklow Way che attraversa i monti Wicklow in Irlanda. Le cascate del giardino dell'abbazia di Mount St. Joseph.
La pirosofia di Giorgio Maria Cornelio si dimostra pronta a passare attraverso la catastrofe per costruire, dopo un fosco veder senza figura, una nuova figurazione verbale e iconica in grado di condensare passato, presente e futuro in una dispersione generatrice, il cui approdo ultimo sarà forse proprio il libro, emblema e negazione dell'incendio. Alcune poesie dal libro La promessa focaia. L'alfabeto inizia dentro la sua preghiera di Betulla. Diceva: un ragionamento d'orefice è comunque un voto salino. Ovunque l'andare discosse, un venire a comporre il dissesto. Questo frattanto che impastano i rudimenti per le ossa e la nostalgia celeste che ci annoda l'arsura. Ad ogni modo, se guardi, l'erbario sotterraneo dell'impronta adultera la discrezione serbata nella pelle e la mano custodisce l'effigie che l'interezza ha voluto coltivare nel suo rovescio. Noi riposiamo addormiti dentro il calcare dei primi nomi. Erano già storti all'imbocco, all'inguine, e ghiacciato era anche l'alveare della sensatezza. Verità esige il convenire nell'albore dello strappo. Fosse l'inclinatura, talento o germoglio, baderesti a piantare erosioni per inginocchiarle alla specie degli inizi, e non un presagio rimasto inviolato, neppure l'augurio di chiamare segnatura lo screpolarsi delle cose. Mi è stata chiesta una dichiarazione di poetica. Piuttosto voglio continuare qui a muovermi attorno ad un fuoco di parole appuntato in un libricino nella salatura delle immagini. Leggo. Salate sono le immagini che testimoniano la loro sconclusione, offrendo così un appiglio per la sete. Dicono: c'è da proseguire. Quel che è stato fatto non è ancora abbastanza. Per questo in poesia si deve inquisire la radice dell'inchiostro e con essa la legittimità di qualunque parola in cui abbiamo creduto. Vegliare la verità della parola, soprattutto quando la parola va incontro alla propria mancanza di verità. Vegliare quando sfrana o rivela uno spigolo di senso imprevisto, quando smuove da dentro la pagina e strappa, come se la verità esigesse proprio l'albore dello strappo. Numerosi sono gli universi serbati dalle parole, numerose le pulsioni che s'agitano in esse. Osservate attentamente queste stesse pulsioni, si rivelano capaci di forsennare il modo in cui attraversiamo quanto ci sta attorno. A cosa somiglierà questa nuova mappa che andiamo facendo e rifacendo? Vale la pena ricordare lo pseudo Dionigi. Le immagini dissimili, assai più di quelle forgiate per omogeneità di natura, conducono in alto la mente nostra. Quando la poesia è prostrata al quotidiano, a quella rudimentale immediatezza che chiamiamo il quotidiano, il naturale, il ricorrente, l'ovvio e così via, essa non fa che confermare il suo andamento rovinoso. Quando invece scontenta gli itinerari noti, la poesia può recidere gli incantamenti del linguaggio, restituire evidenza a ciò che ha smesso di mostrarne, soccorrere l'infermità dei pigmenti e insieme ritornare negli spazi che sembravano più tradizionali per origliarvi il mormorio di un'insurrezione. Questo mormorio è il preludio a un'archeologia.
del possibile.